Gli ultimi 10 minuti hanno veramente fatto sperare che la partita si potesse girare. Sì, mi ha fatto un po' degli alti e bassi, però alla fine poi sai, la voglia di vincere c'è, soprattutto partite così, ci dai tutta l'anima fino alla fine e allora ci speri sempre fino all'ultimo secondo. Il risultato è quello che è, sono quei 3 punti che bruciano. Ma abbiamo fatto tanti errori, comunque rimane questo il fatto. Resta anche un altro fatto, hanno vinto loro, ma noi abbiamo messo le 2 mete, loro la meta non l'hanno neanche vista. Sì, è un aspetto positivo se vogliamo dire per la difesa, che non sono riusciti a far meta, però cioè, queste partite si vincono anche tatticamente e la disciplina diventa fondamentale, se loro hanno il calciatore in giornata le perdi. Che cos'è che non ha funzionato da un punto di vista di testa? Di testa non saprei, perché l'approccio durante la settimana è stato buono, ci siamo allenati bene, prima del match eravamo concentrati sul pezzo, c'era secondo me la giusta tensione, non neanche esagerata, niente, a livello di testa. Forse siamo entrati un po' troppo morbidi all'inizio partita, questo che ci ha un po' condizionato dopo. Allora, andata come andata, questi li ritroviamo ai playoff comunque, che gli piacciono. Certamente, certamente. E anche fra un mese andiamo là e proviamo a fargli il culo là. Visto che qua per un pelo non ce l'abbiamo fatta, almeno riproviamo là. Comunque li rincontriamo e avremo più voglia noi di sicuro. Senti, qual è stata la marcia in più di coloro? Colorno, la marcia in più che hanno giocato molto più tempo di noi. Colorno ha giocato 60 minuti, noi abbiamo giocato gli ultimi 20 e ci abbiamo provato fino alla fine, ma il divario era troppo ampio e non ci siamo riusciti. Per poco, ma non ci siamo riusciti. Senti, la tua meta ha rischiato, si fa per dire, di girare completamente questa partita. La mia meta ha rischiato, non è solo mia la meta, ovviamente, grazie al lavoro che abbiamo fatto fuori e mi hanno aperto il Mar Rosso, era troppo facile segnare, però sì, è stata la svolta che è iniziata con la touche che ha portato la meta. Che cosa salviamo comunque di questa partita? Qualcosa di positivo si è sicuramente visto. Qualcosa di positivo si è visto, e salviamo che abbiamo giocato 20 minuti e per un pelo la portiamo a casa. Se magari giochiamo mezz'ora o anche 40 minuti o anche tutta la partita, gli facciamo il culo.